Ogni tanto apro le ricette indicando quali sono gli ingredienti principali delle ricette. In questo caso gli ingredienti principali sono il limone e origano, però potrebbero portare un po' fuori strada. Perché? Ora vi spiego. Perché alla fine io faccio le costine di maiale con le patate, quindi uno pensa sono le costine di maiale le protagoniste. No, secondo me i protagonisti sono i limoni e l'origano. Quindi cominciamo a fare questa ricetta partendo dallo spremere i limoni. È una cosa che dovevo fare prima, la faccio ora anche perché qui non c'è problema del bianco o altro, ma comunque portate via un po' di scorza di limone che intensificherà l'aroma di limone. Aggiungo nel succo di limone anche un pochino di olio, non tanto, considerate un cucchiaio di olio più o meno. Giro bene. E comincio a sistemare le costine. L'origano. Ci metto sopra le bucce di limone. Metto la pellicola. Allora, qui siete di fronte a una scelta importante. Io l'ho già fatta, però ve lo dico ora. Allora, o aumentate la quantità di limone, quindi coprite completamente le costine, oppure fate come me, che le girate dopo un pochino, dopo un'oretta le girate e quindi si riescono a marinare bene in tutti e due i modi. Quindi, conservazione, d'estate in frigorifero, d'inverno le potete lasciare tranquillamente fuori. Ci vediamo fra un pochino. Ah, non ho detto quanto tempo. Minimo, minimo un paio d'ore, di marinata. La marinata ormai è terminata, che in realtà questa uno la può prolungare anche a lungo, però ora è il momento di andare in forno, quindi vado a tagliare le patate. Metto sul fondo di una casseruola un pochino d'olio e ci vado a mettere le patate. Tagliate a cubetti abbastanza grossolani. Ora vado a mettere le costine. Potete anche non mettere la marinata, se la mettete il sapore sarà ancora più intenso. Gusto mio per rinforzare il sapore è quello di aggiungere ancora un po' di origano e il sale. In realtà io avevo sistemato tutto, però per poter far prendere bene il sale e tutto, girate un pochino a mano, poi dopo risistemate. Se volete potete aggiungere anche del pepe, aggiungere ancora un altro po' di succo di limone senza esagerare perché poi sennò si fa un brodo di limone con costine di maiale. Ma il pepe, una grattugiata sopra, secondo me ci sta molto bene. Allora, ora si va in forno. Temperatura del forno 200 gradi, forno statico e considerate più o meno una cottura che va dai 50 minuti all'ora all'incirca. Ultima aggiunta, non obbligatoria ma ve la consiglio, è quella di un po' di buccia di limone da grattugiare proprio poco prima di servire. Darà quel profumo di freschezza. Buonissimo. Questa ricetta qui, io proprio molto simile ai passaggi, l'ho fatta con il pollo e se volete vedere anche con il pollo come viene, è molto simile a questa qui. Devo dire, ma proprio per gusto mio personale, che questa mi piace un po' di più. Ah, perché mi sono dimenticato, ma tutti gli ingredienti di questa ricetta le trovate su www.casapappagallo.it. E mi faccio il piattino per assaggiare e siccome posso scegliere mi prendo quella più croccante. Altre due patate, un pochino di olietto limonoso. Sono stato anche parco, devo dire la verità. Proprio poco poco.
Comincio dalle patate. Comunque è stato tirato fuori dal forno già da un po', lo vedete, praticamente neanche fuma. Buonissime. L'origano è una cosa straordinaria, è una cosa straordinaria. Sentiamo le costine come sono venute. Dovete sapere che in Toscana, poi credo forse anche in Umbria, noi si chiama rosticciana questa, o rostinciana qualcuno. E dire costine mi sembra di mangiare una cosa diversa, quindi sto mangiando rosticciana. Buonissima.